Ciao a tutti e buon martedì da Azzurra e dalla Vigor. Stiamo per finire un altro mese, il mese di marzo, che se ne va, ma noi non vi lasciamo mai. Siamo qui pronti per iniziare, nel mio caso, una nuova lezione di Pilates, questa volta col mio fido compagno, ovvero il manico della scopa, oppure un semplice bastone di legno. Quello che avete a casa va benissimo, quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Ci sono? Sì. Iniziamo scaldandoci, quindi come al solito ginocchia sbloccate, quindi leggermente piegate, gambe in linea con i nostri fianchi che a loro volta sono in linea con le spalle. Ed iniziamo a scaldarci, quindi delle rotazioni. Andiamo indietro. Accompagniamo il tutto con una respirazione fluida, come vi dico sempre, come bisogna fare, quindi non tratteniamo il fiato. E neanche l'iperventilazione. In avanti, vai. Le braccia sono morbide, non le usiamo, quindi non devono venire su con noi, ma sono giù, morbide, ciondoloni. La presa anche lei è morbida, quindi non stiamo stringendo il bastone, il tubo. E torno da qui, iniziamo a spostare il peso sulle dita dei piedi, ci solleviamo e cerchiamo di protendere verso l'alto. Come ben sapete, qualsiasi tipo di movimento nel Pilates nasce e deve mirare all'allungamento. In questo momento, anche se può sembrare che l'allungamento nasca dalle caviglie o dai piedi, in realtà nasce tutto dall'addome, quindi fuori l'aria, risucchio e allungo, come se stessi tirando un panno, una maglietta bagnata. Da qui invece cerchiamo di spostare il peso una volta sui talloni, una volta sulle punte, una volta sui talloni, una volta sulle punte. Quindi dondolo avanti e indietro. Stacco i talloni, stacco le punte, stacco i talloni. Stacco le punte, tallone, punte, tallone, punte. E inizierete a sentire anche un leggero lavoro sui polpacci che man mano diventerà sempre più intenso. Ci accompagniamo, aggiungiamo al movimento, lo accompagniamo con le braccia e alzate anteriori e ritorno sempre. Passando dai talloni alle punte, talloni, punte, talloni, punte. Le braccia sono morbide, cerchiamo di non spezzare il movimento è continuo, le braccia sono leggermente piegate, i polsi sono dritti, quindi non andiamo a giocare con le mani. 4, 3, 2. Uno, continuo andando su verso il soffitto, 8, tallone punta, 7, 6, spalle basse, spingo le scapole verso il gluteo, 4, 3, 2, 1. Resto su col bastone, resto giù con i piedi, quindi finalmente torno in posizione di partenza, quindi con i piedi a terra, apro l'impugnatura, piego leggermente le gambe, flessioni laterali destra-sinistra. Cerchiamo di mantenere la testa al centro delle braccia. Quindi non cade una volta a destra e una volta a sinistra, ma rimane esattamente al centro della cornice, come se le braccia fossero una cornice. Rimango a destra,
torno a ripetere, testa al centro delle braccia e da qui fuori l'aria. Sfioro la testa fuori. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torno. Flessione laterale a sinistra e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e torno. Qui chiudiamo leggermente la presa, un pochino meno rispetto alla posizione precedente. Portiamo i gomiti in linea con le spalle senza per questo andare a chiuderci nel nostro collo, quindi spingo in giù le spalle ma i gomiti verso l'alto e da qui vado a giocare su e giù con i gomiti. Verso l'alto, ora mi metto di fronte, aria, fuori, aria, fuori, attenti al collo, non chiudete le spalle, fuori, 3, 4, 5, 6, 7, gomiti che spingono verso il soffitto, 8, 9, 10, porto i gomiti questa volta in linea, con le spalle quindi non puntano più verso il soffitto ma sono in linea e sempre facendo dei piegamenti sulle gambe spingo il bastone in avanti verso di voi, fuori l'aria. Quindi scendo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e poggio il bastone sui quadricipiti, spingo, faccio pressione sulle gambe e da qui vai col gatto, fuori l'aria, arrotondo la schiena, schiaccio, fuori l'aria, schiaccio, 3, 4, 5 e 6, srotolo tutto e
torno su. Da qui me ne vado in plie squat, quindi piedi e ginocchia rivolti verso l'esterno. Sollevo il bastone e aria, fuori schiena, dritta. Dobbiamo formare la lettera X. Aria, fuori, quindi non vado a chiudermi, dritti, 3, 4, 5, 6, torno, eccomi, 7, 8, 9, 10, da qui blocco le gambe, quindi il resto in plie squat e flessione laterale, 8, vai, 7, 6, 5, 4, 3, gluteo bello forte, schiena dritta, 2, 1, ruoto, schiena rotonda, schiena rotonda, schiena rotonda, schiena rotonda, faccio un bel giro, vado dall'altra parte e 8, dai che poi c'è una piccola pausa, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e riposo, non stanchiamo troppo le gambe, prendetevi tutto il tempo necessario, ma da lì ripartiremo. Scendo, vado nuovamente in flessione laterale a destra, blocco il ruoto su me stessa, ruoto il busto, ruoto il petto, solo alla fine ruoto le braccia e il bastone, quindi non sono i primi a girare e soprattutto non sono gli unici a girare, ruoto prima io col mio busto, il petto, il viso, per ultimo braccio e bastone, torno, 2, 3, 4, ultimi 2, vai, 5, 6, come prima, rotonda, 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 e 6, vai, 5, 4, 3, 2 e riposo. Ah, non abbiamo ancora finito in plie, eh? Quasi, ma non ancora. Sempre plie squat, ma questa volta molleggiato, quindi schiena dritta, gluteo forte ed inizio a molleggiare. Stringo leggermente la presa, ma per muovere facilmente meglio le braccia. E 1, 2, 3, 4, schiena dritta, 5, 6, vai con l'interno coscia, 7, 8, 9, 10, riposo, prendetevi tutto il tempo necessario. Torno. E 1, 2, 3 e 4. Centro, destra, centro, sinistra, ancora, centro, ruoto, centro, sinistra, ancora, vai, 5, l'ultimo, 6,
bruciano. Un altro piccolo sforzo, dai, 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 dai. Di nuovo in plie squat, spalle lontane dalle orecchie, vai. Arcobaleno. 4. 5. 6. Manteniamo ferme le spalle, non facciamo questo, 7. Aggiungiamo, aggiungiamo, vai. Vado a destra e sollevo il tallone destra. Sinistra, tallone sinistro. E 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sollevo, mi raccomando, spalle lontane dalle orecchie, basse, scendo. Scendo, scendo, poggio a terra il bastone, arrotondo la schiena e me ne ritorno su. Dritta, come se stessi scivolando contro un muro. Arrotondo la schiena e me ne ritorno su. 3. 4. 5, la schiena è proprio rotonda quando torno su, 6, attente, e 1, sinistra, 2, 3, schiena dritta, rotondo, forbice, 4, quasi un balletto, 5, vai all'ultimo, e 6, bravissime, il peggio è passato. Andiamo a mettere il bastone esattamente tra le gambe e andiamo a formare con le nostre gambe un triangolo. Eccolo qui. Stacchiamo però il tallone dietro in quanto andremo a fare un affondo. Schiena dritta. Scendo. Salgo. Me ne fate 4, perché poi ovviamente dovremo aggiungere dall'esercizio più semplice al più difficile. Quindi chi vuole completa la sequenza, chi non vuole si ferma alla tappa precedente. 1, 2, 3, 4, scendo, piccolo slancio fuori d'aria, scendo, scendo, fino a dove riuscite e ritorno, 4, 3, 2, 3, e eccoci qui. Cambiato. Metto in mezzo il bastone. Tallone posteriore sollevato, schiena dritta, affondi, 4, 3, 2, 1, siamo pronti? Spinta, slancio, fuori l'aria. E già questo, già mantenere l'equilibrio, qui sarebbe un buon punto di arrivo, ma se vogliamo, se riusciamo, se vogliamo provare, andiamo e ritorno. 3,
2. L'ultimo. Ed eccoci qui. Ce ne andiamo finalmente giù a terra e andiamo in quadrupedia. Aspettate che... Se no non ci vediamo come al solito. Andiamo in quadrupedia, classica posizione quadrupedica. Il bastone lo teniamo accanto a noi a destra. Aspettate, mi sposto altrimenti prendo il mobile e non mi sembra proprio il caso. Alzate laterali. Uno. Me ne fate solo 4, 2. 3. 4, aggiungiamo la gamba sinistra tesa e sospesa. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, porto il bastone avanti, aspettate che ho paura di prendere la televisione, ecco, porto il bastone avanti e molleggio solo la gamba dietro, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, altri 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e torno. Vado un attimo in fanciullo per rilassare e poi ci prepariamo per andare dall'altro lato. Eccoci, Quadrupedia, 4 alzate laterali, per ora senza gamba. 4. 3, 2, non andiamo a superare la spalla, è in linea con la spalla, braccio leggermente piegato, morbido, non è teso, stacco la gamba destra e continuo, 8, 7, espiro, 6, gomito morbido, 5, non supero la spalla, 4, 3, 2, 1, porto il bastone avanti e molleggio solo la gamba destra e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, altri 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e torno. Fanciullo. Da qui, aspettate che prendo il cuscino, altrimenti facciamo male. Aspetta, forse posso. Cuscino. Sotto le ginocchia, nel mio caso, ovviamente. Quadrupedia, bastone sotto le mani e da qui sollevo, stendo una gamba tesa per volta come a voler indicare qualcosa con gli alluci dietro di me, quindi cresco, mi allungo, uno, non sto soltanto sollevando ma sto allungando, due, arrotondo la schiena, me ne vado su col bastone, Z, fuori l'aria e ricomincio. Da qui poi andremo ad aggiungere, quindi diventerà quasi una sorta di balletto, una combo di movimenti. 1,
due, srotolo, porto sul bastone, aria, Z, fuori, ancora, uno, due, l'ultimo, uno, due, resto qui, aggiungo flessioni laterali, destra, sinistra, mi tuffo di nuovo, aspettate che non vado più nell'inquadratura, mamma mia. Quindi eravamo arrivati qui, flessione destra, sinistra, mi tuffo di nuovo e ritorno in quadrupedia, mettiamo tutto insieme, stendo. Stendo, arrotondo la schiena, vado su, Z, resto su, flessione laterale a destra, flessione laterale a sinistra, mi tuffo di nuovo, vai l'ultima volta, destra, stendo, sinistra, arrotondo, vado su, Z, torno, flessione a destra, flessione a sinistra, attenti, apro al massimo la presa, flessione a destra, stendo, ritorno, flessione a sinistra, stendo la gamba, ritorno, pronti a ricominciare, lo so, diventa lunga, ma è tutto un insieme di posizioni. Stendo la destra, allungo, 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 stendo, tiro la sinistra, arrotondo la schiena, me ne vado su, Z. Nel frattempo apro, flessione a destra, torno, flessione a sinistra, torno, rivado a destra, braccia sempre rotonde, spalle lontane dalle orecchie, testa esattamente al centro, torno, fuori l'aria, rivado al centro, lo facciamo almeno l'ultima volta, dai, che due sono un po' pochini, quadrupedia e stendo, e stendo, faccio per mettermi seduta, arrotondo, me ne vado su, Z, torno, nel frattempo apro, flessione a destra, sinistra, di nuovo a destra, braccia rotonde, testa al centro, stendo, stendo, ed eccoci qui. E anche questa bella combo ce la siamo tolta. Da qui andiamo nella posizione del pigeon, quindi un ginocchio rivolto a voi, l'altro dietro, andrebbe steso completamente, quindi gamba dietro completamente stesa, ma capisco che magari per molti può risultare difficile per tutta una serie di motivi, quindi la lasciamo anche leggermente piegata, non importa, l'importante è che il busto sia rivolto a voi. Quindi che io non mi trovi così a guardare il muro, ma devo guardare voi. Da qui stendo il busto in avanti, schiena dritta, 45, torno, ruoto, mi allungo come se volessi prendervi, schiena dritta, torno, ruoto, mi allungo, 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 torno, ruoto, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, schiena dritta, torno,
Ruoto, vai gli ultimi due. Stendo. Ruoto l'ultimo. Stendo. E torno. Inverto la posizione. E allungo la schiena, 45 verso di voi, bella dritta, senza gobbe. Ruoto. Scusate, ma tocco il divano. Tre. Verso di voi. Quattro. Vai, gli ultimi due. Cinque. E 6. Torno finalmente al centro, seduta, gambe aperte al massimo delle nostre possibilità. Aspettate che o tocco qua o tocco là. Schiena dritta, flessione laterale a destra. Vado. Chiudo, passo per il centro e da qui srotolo una vertebra per volta e me ne torno su sempre destra. Flessione, chiudo, vado al centro, srotolo e torno su. Ancora, destra, chiudo, srotolo, vai, quattro. Cinque. Sei. Sinistra. Sei. E cinque. E quattro. Tre. Due. Uno. E uno. Due. Tre. Quattro, cinque e sei. Torno, chiudo, rilasso. Di nuovo le gambe, questa volta chiuse, presa inversa, quindi palmi verso l'alto, fuori l'aria, blocco, contraggo e uno, bicipiti, due, tre, quattro, cinque, stiamo per raggiungere, sei e sei. 5, 4, 3, 2 e torno. Cambio nuovamente la presa, gambe piegate, blocco a metà strada, spine twist, 1, 2, 3, 4, solo busto, 2, anche gambe, 3, 4, se come nel mio caso sbattete per terra col bastone potete anche farlo senza niente, 1, 2, 3, 4, solo busto per 2, più le gambe,
Solo busto, due. Più le gambe. Solo busto, due. Più le gambe. Gli ultimi due. Più le gambe. L'ultimo due. Più le gambe. Srotolo. Scendo. Una gamba alla destra a 90 gradi e l'altra stesa e puntata. E uno. Due. Aspettate, che come al solito sono lunga, evidentemente. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E stop. Piego le gambe. Per ora lasciamo le braccia a terra, morbide e rilassate. Vai col bridge. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Aggiungiamo. Vai. Uno. Due. Tre, quattro, cinque, e sei. Scendo, lascio il bastone, piccola spinta, me ne vado seduta, aspettate che mi avvicino. E da qui iniziamo a rilassarci troppo vicino. Ok. Vai con il C-shape. Fuori l'aria. Cresco verso l'alto, inspiro. Fuori l'aria, risucchio in dentro l'ombelico, stendo le braccia, guardo verso il pube e cresco verso l'alto. Da qui me ne vado in quadrupedia, stendo la gamba destra avanti, portando il piede verso l'interno e cerco di poggiare il gluteo a terra, fronte al pavimento. La mia pressione è esattamente sul gluteo, sull'ischio destro che cerco di spingere verso terra. 4, 3, 4, mi aiuto con le braccia per non sforzare troppo la schiena, inverno, allungo la schiena, tiro, 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 come se mi stessero prendendo per i capelli e allungando in avanti, poggio la fronte, se non abbiamo nessun fastidio posso anche stendere le braccia, altrimenti le tengo dietro. Mi
aiuto, torno, seduti, schiena dritta e fai un bel respiro. L'ultimo. E buona giornata. Grazie sempre.